azienda? Siamo una società che si occupa di... Prendo il microfono, no. Siamo una società che si occupa di ricondizionamento elettrodomestici. Siamo ad Ancona, siamo un SPA, al momento unica in Italia, che praticamente riesce a far entrare nel proprio impianto rifiuti un elettrodomestico di qualsiasi natura come rifiuto, quindi con il formulario dei rifiuti, riesce dopo una serie di analisi a trasformarlo in prodotto e a rimetterlo nel mercato. Le analisi che vanno fatte sono i test fisici del prodotto, i test di funzionamento e i test di sicurezza. A quel punto il prodotto può essere rimesso nel mercato con 12 mesi di garanzia e questo ci ha portato all'apertura di circa 25 punti vendita in giro per l'Italia. Come ripeto, al momento siamo gli unici, ma spero che questa filiera cresca. La provincia di Ancona è stata una delle più lungimiranti a darci questa autorizzazione e speriamo, e noi abbiamo fatto un conto che servono circa almeno 6 impianti in tutta Italia per coprire un po' tutta l'area. Oggi produciamo circa 500 elettrodomestici al mese su una richiesta di 5.000 elettrodomestici al mese. In quanto è un lavoro estremamente, è un prodotto estremamente economico rispetto al nuovo, quindi andiamo a prendere una fascia di mercato che oggi prova a riparare la lavatrice anche se poi con un altissimo costo del ricambio. Noi disponiamo anche di ricambi usati e quindi da lì ulteriormente evitiamo che la lavatrice o l'elettrodomestico si trasformi in rifiuto. Per il consumatore quanto è il risparmio? Noi immettiamo nel mercato prodotti circa un terzo del prezzo di mercato, quindi noi guardiamo online quanto può valere il prodotto e gli scaliamo il 70% e lo rimettiamo nel mercato con 12 mesi di garanzia. Questo lo facciamo in tutta Italia, abbiamo una rete di assistenza per dare poi garanzia anche sulla vendita online e tutti gli operatori sono operatori sia del nuovo che dell'usato, infatti siamo anche dentro negozi della grande distribuzione quali Troni, Synergy e qualche piccolo Euronics in giro per l'Italia, quindi questo sta prendendo un po' campo, sta prendendo un po' piede e di questo siamo contenti, quindi adesso stiamo cercando di aumentare la produzione sia del prodotto finito che del ricambio, che secondo noi è una leva molto importante. Oggi si parla di riutilizzo e responsabilità estesa del produttore. Qual è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è che ancora non essendoci decreti attuativi, ognuno prova ad interpretare la norma nel migliore dei modi. Noi abbiamo fatto dei studi insieme a Legambiente, insieme ai saggi del Ministero dell'Ambiente per capire, per essere il più possibile dalla parte dei bottoni. E quindi dal momento che il prodotto entra in impianto come rifiuto, il problema è che noi lo ricondizionavamo, lo rimettevamo nel mercato e l'azienda madre di turno, quindi Indesit, Candy Bosch, dice se succede qualcosa dopo la remissione a casa del cliente di chi è la responsabilità, quindi nel caso in cui un incendio, un allagamento eccetera. A quel punto noi abbiamo avviato il problema, come già poi esisteva, applicando un numero di matricola nuovo con il nostro marchio, che dal momento che il prodotto viene rimesso nel mercato con il nostro marchio co-brandizzato, la responsabilità è tutta nostra, quindi sia a livello di sicurezza sia a livello di funzionamento. Cosa chiedete alle istituzioni? Alle istituzioni chiediamo che i decreti attuativi vengano accelerati al fine di poter ampliare questa rete in tutta Italia e dare al cittadino la possibilità veramente di poter risparmiare su questi prodotti su tutte le zone d'Italia, anche in zone che oggi non riusciamo a coprire per distanze, eccetera.